Domani sarà il 240° giorno di disagio per la chiusura del Ponte Petrusa, ma nonostante la sua importanza strategica sia per la viabilità che per il collegamento tra Favara ed Agrigento, il problema sembra interessare solo pochi. Ad affermarlo in una nota stampa Maurizio Saia, segretario provinciale della CISL. Per la terza volta, dopo il 13 maggio 2017, continua Saia, i residenti di Contrada Petrusa, associazioni, cittadini, politica locale, polizia penitenziaria e la CISL tornano a protestare. Questa volta lo faremo con un volantinaggio a partire dalle ore 9 del 29 luglio sotto il palazzo della prefettura di Agrigento, dove il 23 maggio 2017 ci eravamo recati per consegnare un documento da far pervenire al governo nazionale, condiviso da Confcommercio, Legambiente, Associazione Nazionale Costruttori Edili, consiglieri comunali di Favara e Agrigento, rappresentanti del Comitato Spontaneo Residenti di Contrada Petrusa, Arci Favara, Associazione Calitera Favara e CISL. Nessuna notizia ufficiale ci è pervenuta, afferma Saia, salvo qualche disapprovazione che l'ANAS ha preferito manifestare in occasione di incontri istituzionali e con soggetti diversi. La mobilitazione messa in atto in questi mesi ha prodotto il protagonismo di diversi cittadini, anche professionisti che hanno prodotto idee e soluzioni temporanee e alcune davvero interessanti. Noi non ci fermeremo fino a quando non vedremo la prima macchina attraversare il Ponte Petrusa, fino a quando la politica assumerà una posizione seria e coerente nei confronti di Favara e Agrigento, ma anche di un territorio mortificato. Non ci fermeremo fin tanto che anche coloro che fanno finta di non sentire ci ascoltino, conclude Maurizio Saia.